Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video prime impressioni di lei, di In My Birthday Suit, la palette nude di Moolak, arrivata da poco nelle mie manine. E volevo provarla con voi. Sulle labbra ho già il My Birthday Suit delle Velvet Ink, lo 01. Come non abbinarlo alla palette? Andiamo a provarla. Mi sono armata di specchio, mi armo dei miei pennellini Essence. È molto bellina. Ha lo specchio e tutte le cialdine con la pasticchina. A differenza delle altre, io non toglierò. Voglio andare a provarla e abbinarla alla sua In My Birthday Suit. Proviamo uno dei colori più chiari, che è Topless, questo qui. Non so se lo vedete, questo qui. Per uniformare la palpebra, io ho una palpebra abbastanza scura. Parto pagata scontata 29,93. Io l'ho presa sul sito di Pinalli, Pinalli Profumerie. Ho approfittato del 20%, 25% e l'ho acquistata. È arrivata in pochissimo perché l'ordine l'ho fatto un sabato ed è arrivato martedì, quindi veramente con il corriere veramente espresso. Fortunatamente non si sono rotti nessun prodotto si è rotto del mio ordine. Topless ha uniformato del tutto la palpebra. Vado a mettere il secondo colore, che è Comfort Zone, nella piega. Ho Mi piace anche Comfort Zone. Adesso vado a mettere con un altro pennellino uno dei glitterati. Non so se Boom Boom, Rich Beach, non so se Boom Boom o Lingerie. Boom Boom è questo qui, questo marrone. Lingerie è questo qui. Un po' lo vado a tamponare. Nella parte interna della palpebra, molto carino. Molto belli. Nell'ultima parte dell'occhio volevo mettere underneath e hot chalk. Vado a prendere Underneath, che è questo rosato. Vediamo come ci sta. Più che altro sono molto pigmentati.
subito dalla prima passata sono pigmentatissimi. Volevo chiudere l'occhio con Hot Choc, che è un marrone molto molto scuro, che è questo qui. Vedere se mi viene qualcosa di carino o una schifezza. Non per colpa degli ombretti, perché io sono incapace. Vado a sfumare il tutto. Sotto l'arcata sopraccigliare vado a mettere un altro colore. Proviamo Feel Free, ovvero una schifezza, questo qui, che è molto molto chiaro. Proviamo, se viene una schifezza uguale. Mi ha illuminato un po' tutto. Ho finito di sfumare il tutto. Questo è il risultato. Mi piacciono un sacco questi ombrettini. Non ho fatto base, non ho fatto niente, proprio per farvi vedere come risultano. Questa palettina, per la prima volta che l'ho provata, mi sta piacendo molto. Questa palettina qui, la In My Birthday Suit, io ve la consiglio se state cercando una palettina nude da usare in tutte le occasioni. Penso che questa sia una scelta molto azzeccata, perché ha tutte le colorazioni che potete volere, da quelle più nude a quelle un po' più glitter, alle rossicce, rosate, più scure, sia calde che fredde. Ha tutto quello che vi serve, è una palettina facilmente utilizzabile, soprattutto a una come me che adora i toni neutri. Penso che la utilizzerò molto spesso, infatti ho già un altro look in mente da fare sui toni rosati e anche sui toni un po' più scuri. La potete acquistare sul sito Mulac, ma la rivendono anche dalle profumerie Pinalli, se le volete dare un'occhiata. Pinalli fa anche sconti. Poi è stata sempre azzeccata per In My Birthday Suit, come non potevo regalarmela per il compleanno, quindi è stata fantastica. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto se l'avete provata, se la volete acquistare, io ve la consiglio. Iscrivetevi al canale che mi fa un sacco piacere. Io vi mando un grosso bacio, tutto a tema Mulac, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!